Ciao a tutti ragazzi, ciao, oggi siamo in tre. Bella. Io sono Max, l'ha detto, lui è Luca e lui è, non so, un coglione. Uno, quando passa sotto casa tua, entra in casa tua. Che non sa chi sono gli Halloween. Che non sa chi. No, io so chi sono gli Halloween. Io so che ti sparerò in testa a breve. Ma comunque è la prima volta e facciamo una. Se facciamo così, prendi Waltz, si fa un CD a gruppo. Poi te ne sai più di me su Waltz. Sì. Si fa un CD a gruppo. Quindi, lui è gli Iron Maiden, Megadeth, se fai gli Iron Maiden. Vuoi fare Megadeth in Irish? Voglio fare gli Iron Maiden! Vabbè, no, vabbè, questi tengo io. Va bene, faccio gli Iron Maiden. Cambiatevi, cazzo, dici tu! Va bene, faccio gli Iron Maiden. Anzi, io faccio in Irish, mi piacciono di più. Ok, ragazzi. Okay, okay. Voi non lo vedete, ma qua c'è un casino di CD, io tipo questo. Ma abbiamo un centinaio. Tipo questo. Facciamo, io faccio gli Iron Maiden perché sono l'unico. Mi sa qualcosa su sto benedetto disco. Più o meno. Guardate. Hai rotto il cazzo! Bene. Oh, detto questo. Prego. Il canale è mio, io sono il più figo di tutti. Io sono il più figo di tutti. Sei più figo di tutti a prescindere. Prego. Bravo, complimenti. Vai. Io vorrei stringere. Niente, stai rimando da che mille mila l'era un po' di volte di tiro. Valla anche a dire al pubblico, mi certo, raccomando. Ormai lo sanno, l'ho appena detto. Allora. Detto non questo. Parto io. Vabbè, adesso non farò non più con i Megadeth, ma il canale è tuo. Vai. Con i Nightwish, dove sto video molto più demenziale del gameplay di Super Smash. Tu dici? Mi sa di sì. Il CD è dei Nightwish ed è Century Child. Mi continuo a sbagliare nel direzione. Si vedeva benissimo! Che cazzo! Oh! Detto questo, CD molto bello, con la prima cantante che, oltre la prima e l'ultima, sono le uniche vere e brave cantanti. Diciamolo, l'avvocato. La prima cantante era Taria, quella che ha registrato questo CD. L'ultima è Floor, non parliamo di quella in mezzo, perché tanto non ce n'è nessun bisogno. Parliamo di Taria. Esatto. È nel disco in questione. Esatto. Chiaramente cantante lirica, di impostazione chiaramentissimamente abbondantosamente espressamente sempre mente abbondantosamente lirica. Certo, ti amo. Perché se sentite canzoni come The Phantom of the Opera, che è una, diciamo, cover del Fantasma dell'Opera, dell'opera rock di Angelo e Weber, End of All Hope, molto bella ma meno lirica. Slaying the Dreamer, lirica a fatto, ma si sente comunque l'impostazione lirica. A Death to the World, Death to the World è molto ma molto molto bella, ve la consiglio. Everdream è molto bella, molto calma, se tipo volete ascoltare qualcosa per salvarvi di morale. Molto bella, molto calma, molto variegata. È variegato. Questo CD è molto variegato, il Best of the Beast è molto bella anche quello. Sono tutte belle, cazzo! Detto questo, prestazione vocale di Taria molto bella, probabilmente una delle migliori insieme a Once, che non ho uscito nel 2004. E chi vuole fare? Prego. Vai, io sono l'ultimo, sono il novellino. Vabbè, io recensisco Walls of Jericho Halloween, ovvero primo disco in questione del gruppo delle zucche di Amburgo, diciamo. Cosa? Le zucche infernali. Dove la maggior parte delle canzoni sono tutti classici, cioè. E soprattutto molto belle. Molto belle. Molto belle. Ah. Beh, per un fan del gruppo, una canzone come Starlight, ovvio. Victim of Fate, Ride the Sky, che forse è la loro più famosa. Penso anch'io. Anche se purtroppo. Cioè, questi sono due dischi, perché è la ristampa del 2006. Purtroppo non c'è una versione di Ride the Sky con Kiske, che è il cantante che sostituì Kai nei prossimi dischi, dischi successivi, insomma. L'ultimo cantante comunque, per me. Che poi di Andy Deris non parliamo, perché esatto. Kiske per me rimane il miglior cantante degli Halloween, seguito da Kai. Andy Deris non mi piace. Andy Deris secondo me, insomma, non lo considero. Guarda, le perle del disco secondo il sottoscritto: Starlight, Red Sky è la più famosa, Victim of Fate, che originariamente le prime 5 erano in un EP che uscì prima del disco, perché il disco originale partiva da Walls of Jericho, che è un piccolo intro, e Ride the Sky sono le più praticamente le più famose, escludendo Ride the Sky. Ma per me le migliori del disco sono Starlight, Murderer, Victim of Fate, Ride the Sky e poi Metal Invaders, che è una gran figata, con un bel acuto anche di Kai,
E poi la bellissima How Many Tears e Live on Kiss, che sarà ancora più bella. Ok, ragazzi. Nel bonus di questi sono due dischi. Nel disco, nel secondo disco abbiamo delle versioni remixate di Mother Red Sky e un'altra Red Sky. Solo una c'ha un intro live e l'altra c'ha un sound leggermente diverso, ma sono comunque dei, come si dice? Sì, riempitivi, sono dei riempitivi di me. Il secondo disco dei Feed non serve a un cazzo. Poi c'è, allora, Metal Invaders è in versione demo, Ornest of Life è sul play track, che sarebbe un, non mi ricordo quale canzone è, che comunque potevano, insomma, in poche parole potevano risparmiarsi un secondo disco e mettere sta robaccia. Vabbè, poi segnalo la quindicesima canzone, che è Judas, che a me personalmente non piace molto, ma è famosa perché era presente solo nell'EP. Ah, che la segnala. Detto, perché comunque è molto famosa. Il disco in questione è una pietra miliare del power, da qui è nato il power, e quindi insomma lo straconsiglio a tutti. Quindi, prima di passare agli Iron Maiden, faremo successivamente, dopo aver parlato in modo base come abbiamo fatto noi dei CD, faremo un'introduzione del gruppo e della prestazione anche del resto della band. Quindi adesso tocca a me, e poi un'intro e prestazione del resto della band, quella di... non solo dei cantanti. Ok. Vai, okay, parla. No. Sì. Ok, stammi. Oh. Francisco From Fear to Eternity, ragazzi. Best of. Alice From Fear. Vediamo un po' se ce la può. Ce l'ho fatta. Prega in avanti. Ci sono, guarda. L'ultimo questo. Allora. L'ultimo best of che raccoglie i pezzi migliori dal 90 al 2010 degli Iron. Quindi in pratica da Fear of the Dark. No, danno Flair. Già, danno Flair. Uguale. Vergognati. Ti chiedo scusa. Ok. Ci sono, ragazzi, questo disco secondo me, cioè, è un disco. sono due dischi che raccolgono. Ho pensato pure quello. Non ho mai detto. Io mi sarei levato lo schiali, ma l'ho già fatto. No! Non ho mai detto che è un solo disco, cazzo. Hai detto ora. Te l'hai detto. Ma da caso ha fatto la scala. Ma l'ha detto lui, cazzo. Digli la verità. Prego, vada. Guarda, mi sei incazzato nero. Ma non rifiutate nemmeno di vedere i miei bellissimi occhi. Prego, fammi provare gli occhiali. Manuel. Questi sono grandi. Qui sono da... Parla! Va bene. Allora, bando alle stronzate. Ora puoi levarti. Abbiamo nel CD1 delle perle come... personalmente, come The Wicker Man. Vedere i miei bellissimi. Vai! Dammi un occhiale. No, parla. The Wickerman, Pasha and Dale, El Dorado, ragazzi, cioè, ma vogliamo mettere The Reincarnation of Benjamin Brigg, che ama la pena di è bellissimo. Allora, ragazzi, non mi dovete rompere questo, questo okay. È il microfono, questo è il microfono, ma se io dico che mi rivolgo a te vuol dire che il microfono vuol dire che fai in testa. Ora continuiamo, va bene. Poi abbiamo anche i live con Men of the Edge, Fear of the Dark. Okay, ragazzi, c'è scritto qui versione live. Live. Teniamo tutti su YouTube questa. Sicuramente. Ma si sente che sto parlando? Sì, si sente. Sì, si sente. Poi passiamo per BQ Corby Dead nel secondo CD, The Clansman. Le stazioni. Incredibili. Allora qui chiedo aiuto del mio gruppo, ragazzi. Qui arriva la domanda: con chi era registrata originariamente The Clansman? Non con Bruce Dickinson, no. Ma con, non mi ricordo il nome. Va bene, però va bene. Cognome? Non me lo ricordo. E va bene. Blaze Bailey. Ragazzi, sono un novellino. Non, però va bene uguale. Hai una testa di minchia. Te sei uno stereo. Te sei una testa di minchia. Non sono ebreo, ma c'è una testa di minchia. Ma non vuol dire. Vuol dire che sei una testa di minchia. Finita. Disco eccellente, ragazzi, non c'è niente da dire. Quando si parla di Iron Man dobbiamo solamente levarci di cosa? Allora, Iron cosa? Manu, quando lo mixi faccio il reflex. Ci provo. Ragazzi, insegnate. Quando parliamo degli Iron Man dobbiamo solamente levarci il cappello e gli occhiali, schifoso. Ultimi! Vabbè, bello screen. Detto questo,
Partiamo le prestazioni. Allora, prestazioni generali. Prestazioni vocali parte. Prestazioni della band parte 2. Partner proprietario del canale. Ovvio. Cioè lui. Cioè io. Ovvero quello con gli occhiali. Ovvero Richard Manson. Cioè io. No, è noi. No, sono io il proprietario. C'è sono un Richard in ognuno di noi. Prego, vai. Noi siamo la Wyatt. Allora, Targia. Io sono il figo. Vabbè, quindi sei Harper. No, quindi, io... quindi nessuno dei tre. Vabbè, anche io. Vabbè, io sono strafigo, ragazzi. Così, ragazzi. Parliamo! Vai, no! Prestazione vocale di Italia. Rifiuto di parlare! Prestazione del resto della band. Prestazione vocale di Italia è una delle migliori. Si sì, sente molto all'impostazione lirica. A soli da paura. È così. Sì, perché con la B, con la tripla B. Baura, non sono contento. Baobamba. Bene. Finito, cazzo. Non c'entra un cazzo! Questo è bravo con me, ragazzi. Ecco, bravo, addio. Vai, va, vattene. Vattene. Detto questo. Sei fuori dalla band. Va a cagare. Comunque, detto questo, il chitarrista è fenomenale, Empu Vuorinen. È finlandese, non so per cazzo. Okay. Mi associo, ma va bene lo stesso. Batterista pure, ha problemi di insonnia. E nonostante questo, ha problemi di insonnia. Esatto. Il più star sa vita. Il bassista Marco, che canta anche. E che cazzo! Non rispondi anche addosso! Ma corrompe il cazzo! Ragazzi, scusate, ma sto punto vado. Sei fuori dalla band. Ok, vai. Oh, detto questo, siamo rimasti in due. Il bassista Marco è anche. Marco, il cantante Marco, Marco è bassista e cantante, la verità è vero, bassista e cantante, per esempio in tracce come Slaying the Dreamer. Ok, non... ora potete accettare di vedere i miei bellissimi occhi che non vedete per la luce. Death to the World, vero Marco? Death to the World la marca la canta praticamente tutta. In Slaying the Dreamer alla fine una parte tutta molto alta, molto graffiata, allora, che sì. Se non sai fare, ti rovini dopo 3 secondi. Marco è la voce growl. Esattamente, è la voce growl del gruppo. E Targia, la soprano pulita, insomma, esatto. Impeccabile, super tecnica. Lui invece è la parte più metallica del esattamente della band, cioè. È la parte power del Symphonic Power, praticamente. E vaffanculo però! Ti penso dopo, ha parlato delle buone. Io sono un idiota, ma perché io vado ancora al liceo? Chiaro? Non te la devi prendere con me, tu vai all'università. Ci sono andato anch'io. Te dormi la mattina! Sono andato anche dormi! Io mi devo svegliare alle 8 la mattina! E alle 6. È vivo. È vivo. Vado, parto. Levati io. Dal mio piede. No, ora non più. Parto io con le prestazioni? Allora. Tanto che non diamo cazzo. Allora, qua ci abbiamo. Allora, tanto per non dire tanto per non dire cazzate, mi vado a rileggere la formazione. C'era anche qua, non c'era bisogno di dire. No, non c'è scritta. Formazione non c'è scritta. Io ho tirato roba. Ce lo dico io. Scusa me. Eccolo lì. Allora. Vai, prima di tutto, beh, qui, ragazzi, lo so, per ogni fan degli Halloween, il cantante più famoso è Kiss. Ma in questo caso c'è Kai Hansen, che attuale chitarrista dei Gamma Ray. E dopo aver lasciato gli Halloween, formerà i Gamma Ray, e poi alla fin fine sono più Halloween i Gamma Ray degli Halloween stessi adesso. Vero. E gli Unisonic sono più Halloween degli Halloween, che sarebbero e gli Halloween originali rifondati con Kiss, insomma. E Kai anche alla chitarra. E Kai alla chitarra. Qua Kai fa chitarrista e voce. Perché qui Kiss non era ancora arrivato. Allora, voto agli assoli. Io direi darei un bel 9. Chiaramente nei dischi successivi faranno meglio, ma direi belli e veloci. Qua sì, questo qua è un disco Questo è un disco molto più spontaneo. Rispetto più spontaneo e più sporco rispetto a quello che poi saranno i Keeper. Beh, la voce che devo dire della voce? Gli acustici fa bene, però c'ha una voce molto nasale, sicché a volte può dare l'impressione che stoni. Non è il massimo di tecnica nel cantato, anche se è un grande chitarrista, Kai Hansen. Però nel suo modo di fare aggressivo a me trascina, quindi a me piace molto. Poi vorrei ricordare il batterista che purtroppo è morto,
che è un grande batterista, ovvero Ingo Schwinnenberg. Sì. Ingo quello. È un grandissimo batterista. Mm-hmm. Quindi, beh, io lo promuovo su tutti i fronti: chitarristico, batteristico e canoro. Canoristico, questo si è dimenticato. Solistico. Forse obgerico degli altri. Devo dire qualcosa? Certamente. Qualcosa. Vorrei dire. Vorrei dire che in questa prestazione qui, questa prestazione. Cioè non parlare di Bruce, ne già parla. Non solo parlerò di Bruce, ma parlerò anche degli altri. Perché? Perché il bassista, ovvero Adrian Smith, adesso mi massacra. L'ho fatto apposta. Muori! Vabbè, allora una parola comunque sia sulle prestazioni live. Il bassista penso sappia che non è Adrian Smith. Ovviamente. No, no, meno male. Ragazzi, ma non parlate con l'ultimo degli idioti. Invece sì. No. Allora, solite prestazioni pazzesche. Solite cioè, e solite. Ragazzi, guardate voi, mi state facendo morire. Avete rotto le palle. Allora, quello è il mio scopo. Confierto Eternity. Allora, secondo no, me quello no. Mentre beh, loro io direi di chiudere qui il collegamento. Vabbè, chiudiamola qui, via. Allora, nonostante siano usciti prima 5.000 best off, ovvero Alberto De Viste, Dante, Edward De Great, loro 16 minuti hanno deciso di farne altre due, cioè un altro best off. Samuel Back in Time è il primo che va dall'80 all'89. Dopo aver fatto uscire Somewhere Back in Time, aspetta, li porto anch'io. Nel 2011 hanno fatto uscire From Fear to Eternity, che sarebbe il best off dall'89 al 2010, cioè che comprende l'ultimo disco, cioè dal primo disco che hanno fatto nel 90, cioè hanno preso For the Dying, fino all'ultimo disco che sarebbe The Final Frontier. Ok. No, okay. Non è ok. Non poi faccio notare una cosa molto importante. Ora non so se si riuscirà a vedere la tracklist. No, che okay. Tutte sono le 23, canzoni 23. Con Blaze Bayley sono riprodotti dal vivo con Bruce Dickinson. Che questa è chiaramente una trovata commerciale per fare in modo che venda di più il disco. Vedere. Ovvero, sto parlando di Sound of the Cross, Man on the Edge, The Clansman. Ma io confermo gli do 10 pagelle. Io invece il disco in questione comprende veramente tutto il meglio. Porca troia, stai zitto cazzo. Comprende veramente tutto il meglio dal 90 al 2011. Guarda, se, qui c'è veramente di tutto. L'unica canzone che manca è solo un fan come so io, ma sono loro, sono io. La mancanza di Lord of the Flies, che è strafamosa e non ce l'hanno messa. Detto questo, ne approfitti della mia giornata. Visto che è che è il primo best off che fanno dal 90 al 2010, io lo straconsiglio. Anche se per me, nonostante. Ora puoi morire. Ora puoi morire! Lo consiglio, ma per me. Devi essere in vista. L'unico best off che merita veramente l'acquisto è il Best of the Beast. Ma se siete dei fan che si sono avvicinati da poco alla band, conoscete poco, qua c'è sicuramente tutto quello che dovete sapere degli ultimi 20 anni. E con questo chiudo. Visto che stiamo chiudendo, volevo fare una piccola nota. D'ora in poi apparirò come semplice elemento destabilizzante nei tuoi video. No, chiaro! Cioè, della serie, guarda fisso lì, arrivo con il coso e ti faccio saltare in aria. Aiuto! Oh. Chiudiamola qui. Prima di chiudere vorrei chiedere scusa a Luca per l'interruzione. Detto questo. Mi dispiace Luca, scusami fratello. Tu sei comunque un coglione. Io sì, ma siamo apposta, te sei normale. Fortunatamente mi si è sentito uguale, ma ho perso 10 anni di vita. Detto questo, ricordate che come al solito vi dovete spaventare. Ma è vero. Ma te devi essere il primo. Un po' più in là, per favore, non rientro nel video, vedi? Te devi essere il primo. Perché ho urlato abbastanza. Detto questo, ci vediamo direttamente alla prossima puntata, spero senza di te. Alla prossima.